questa parte di questo seminario è stata in qualche modo già proiettata, perché io, ovviamente ho cambiato delle cose, poi vedremo perché questa materia è immensa. Però mi sembra che nessuno di voi era a maggio, nel seminario di maggio, quindi riprendiamo da capo. Se c'era qualcuno, rivedevamo, perché la situazione, come vedremo, è abbastanza complessa. Quindi stiamo parlando di neuroscienze, parliamo di neuroscienze. Qui diciamo ci sono due immagini che sono un po' il fulcro e l'essenza di quello che io poi vado a dire più avanti. Questo simbolo qui alchemico del serpente uroborico, quindi le persone che hanno fatto la neuropatia un pochino lo conoscono, se conoscono un po' di immagini alchemiche, no? Vari significati, in particolare questo cosmo, no? Perché si espande e poi si contrae in un ciclo infinito. E tutto sommato il problema che noi abbiamo con le neuroscienze, il problema, il fulcro del problema è proprio il pensiero che studia il pensiero, cioè in qualche modo un'autoreferenzialità. Quindi ho trovato questa immagine per rappresentare quello che secondo me è un problema effettivo nella teoria proprio delle neuroscienze, e poi vedremo anche come approccio da parte dei vari attori, no? Delle varie discipline. Qui abbiamo riportato la definizione classica proprio dalla Treccani, l'ho presa perché questo ci aiuta a comprendere alcuni aspetti che poi metto in evidenza. Insieme delle discipline, quindi siamo già al plurale, importante questa cosa, andiamo per poco, perché che studiano i vari aspetti morfo-funzionali, quindi la forma e la funzione del sistema nervoso, in particolare del cervello, come è ovvio, mediante l'apporto di numerose branche della ricerca biomedica. Quindi, in qualche modo, siamo un po' centrati sulla medicina. Questo dice la Treccani. Dalla neurofisiologia alla farmacologia, dalla biochimica alla biologia molecolare, biologia cellulare, alle tecniche di neuroradiologia. Cioè siamo praticamente dentro la medicina. Quindi due riflessioni facciamo a questo. Poi se ce ne sono altre da parte vostra, non ve l'ho detto, ma quando mi interrompete con domande o con osservazioni mi fate contento, insomma. Oltre a, spero no, di chiarire quali dubbi che vengono. Mano a mano andiamo avanti. Allora, intanto siamo in un contesto multidisciplinare, quindi noi che siamo olistici, già qualcuno si è accorto finalmente che ci sono tante discipline anche nella scienza, però è incentrata sulla medicina, quindi siamo comunque con l'occhio di punto di vista è quello del clinico, della patologia. Così nascono le neuroscienze. Vedremo che invece lo spazio che possono occupare è molto più importante, perché investe vari aspetti, forse tutti gli aspetti della nostra esistenza. Questo discorso che facciamo ora, ho citato Damasio, non so se qualcuno di voi ne ha sentito parlare, forse Alessia che studia queste cose. È praticamente un neurofisiologo portoghese, al di là del nome. La moglie è una, diciamo, tecnica radiologa, anche lei è neurologa, e ha scritto tra tanti libri, questo è un libro classico, Le errori di Cartesio, un libro abbastanza corposo, intenso, però vi consiglio, se siete interessati alla materia, di dargli una guardata, perché è interessante. Cioè, noi siamo praticamente nel nostro approccio paradigmatico, mi dico questa parola, tanto va anche un po' per la maggiore del nostro ambiente, siamo un po' fermi a questo aspetto cartesiano. Cartesio, siamo nel XVII secolo, e quindi è un po', diciamo, il pre-illuminismo, no? L'illuminismo con tutto quello che poi ha comportato nello sviluppo della scienza. E ne parleremo un pochino più diffusamente. Dunque, secondo questo filosofo, un filosofo e anche scienziato, no? Gli assi cartesiani che conosciamo tutti, cioè che abbiamo
faticato, lavorato, insomma, al liceo di Siro Lettere, no? Se non di dove. Dunque, secondo questo filosofo, la natura è interpretabile interamente secondo schemi matematici. Quindi la matematica, la scienza è importante per la natura. Però sostanzialmente lui che cosa dice? Dice, ma siamo fatti di due parti. Siamo fatti di una materia estensa e una materia cogitans. Cioè, una parte fisica, e quella la studiamo con la matematica, con la fisica, con la chimica, con le scienze, no? Grande sviluppo della scienza, cioè XVII, XVIII secolo. Però la sostanza che pensa, cioè un pensiero estraneo alla materia, cioè non ci interessa. È chiaro che siamo praticamente in un periodo, anche diciamo se il Medioevo volge al termine ormai, e la moderna, in senso anche dal punto di vista della filosofia, delle innovazioni culturali, però sostanzialmente dice, ma lì se ne occupa un qualcosa di trascendente, non ci interessa, non lo possiamo studiare. Però un'intuizione Cartesio l'aveva fatta a questo proposito, dice, sì, vabbè, ma in fondo il pensiero, qualcosa lo pensiamo noi, il nostro cervello, dice sì, il cervello in realtà c'è, cioè questa ghiandola pineale a forma di pigna, cioè l'epifisi, in cui lì sta qualcosa, però noi non la possiamo studiare, lì c'è un qualcosa di trascendente, di spirituale, non ci interessa. E in effetti però a distanza di 300 anni in parte ci aveva preso, perché sappiamo che la ghiandola pineale è fondamentale dal punto di vista anche neurofisiologico, perché regola gli ormoni, insomma, chi di voi in qualche modo conosce un pochino la materia, c'è qualcuno, diciamo, che annuisce in questo senso. E quindi sull'asse pnei, quindi tutta la parte, diciamo, morale, cioè, quindi in qualche modo aveva anche un'intuizione geniale, se vogliamo, 300 anni fa. Però diceva, quella comunque è stata una parte, quindi noi studiamo invece la materia, ma gli interessa il trascendente, lo spirituale, la divinità. La realtà sensibile è retta da leggi meccaniche, insomma, non c'è ancora la termodinamica. Attenzione, qui siamo a un punto della scienza, cioè 1670-80, ancora anche le macchine, questa rivoluzione pre-industriale, perché poi avrà luogo nel fine 700-800 e così via, la prima rivoluzione industriale, quindi conosceva bene la meccanica, le macchine meccaniche, allora cominciamo un pochino ad avere il loro spazio. Però insomma non c'era la termodinamica, l'ottica aveva in qualche modo anche cominciato a fare dei passi, no? La strumentazione era molto molto relativa. Ecco, tutto sommato noi, perché ho citato Cartesio? Perché l'errore di Cartesio, cioè Damasio dice, ma questa cosa, questa dualità andrà a finire, insomma, dice sostanzialmente Damasio, no? Quindi scrive questo libro proprio sull'errore di Cartesio. Però noi ne siamo ancora prigionieri in qualche modo di questo approccio. Mi sono spostato troppo. Successivamente la scienza ha cominciato ad andare avanti, grande sviluppo dell'analisi matematica, siamo sul riduzionismo spinto ormai, calcolo differenziale 1600-1700. Calcolo integrale, insomma, in qualche modo. Però via via, nel tempo, quindi arriviamo subito in fine 800, se vogliamo, Freud, grande rivoluzione, la psicologia, quindi in qualche modo dice, in fondo, questo cervello, questi pensieri, queste cose, in qualche modo, sempre dal punto di vista clinico, però in qualche modo ci interessano, li possiamo studiare, non solo con qualcosa solo di trascendente, ma riguardano qualcosa di cui la scienza può cominciare a occuparsi. Poi ci sono le rivoluzioni grandi, no? La fisica quantistica, la teoria relativistica, la teoria dei sistemi, la teoria del caos, siamo già negli anni 60-70 del secolo scorso. Quindi, però, siccome il paradigma, il concetto è quello di separare, tutte queste cose sono andate ognuno per conto suo. Quindi è vero che si è andato avanti, ma ognuno per la sua strada. Questa è la realtà di fatto, no? In cui si è mossa la scienza dall'inizio, diciamo, di quello che è la scienza moderna.
E quindi possiamo dire, in questo senso, che l'analisi è prevale sulla sintesi. Quindi abbiamo spezzettato, abbiamo continuato a spezzettare, andando a fondo, approfondendo, insomma, non è che siamo rimasti così superficie, però no, questo discorso della sintesi non è stato preso in considerazione. Proprio in virtù di questa concezione filosofica, paradigmatica, cartesiana. La preparazione tecnica prevale sul sviluppo complessivo della persona. Questo è un fatto importante, perché poi insomma ho dedicato anche un piccolo pensiero su questo. Questo riguarda la scuola. Cioè è chiaro che se noi vogliamo cambiare delle cose dobbiamo anche cambiare la scuola, la formazione, c'è poco da fare. Non può essere soltanto preparazione tecnica. Se si continua così il paradigma rimane quello. Quindi c'ho uno specialista della meccanica, eccetera, quello dell'ottica e così via, continuiamo a andare avanti. E quindi, vabbè, questo diciamo è più un desiderata, anche se la Treccani dice neuroscienze, non sono, dobbiamo riunire questi saperi, però di fatto, insomma, queste due strade, almeno, a parte la scienza tutta spezzettata, però diciamo che da una parte ci sono la questione umanistica, dall'altra parte c'è la parte scientifica. Quindi almeno questi due blocchi sono, continuano a essere fortemente separati l'uno dall'altro. Posso andare avanti? È tutto chiaro? Avete qualche domanda? Procedo. Dentro al pensiero scientifico, quindi entriamo un po' dentro questa questione del pensiero scientifico, anche lì sono le cose non vanno tanto bene, a parte la suddivisione, lo spezzettamento, ma c'è un problema importante, essenziale, perché comunque se anche all'interno della visione scientifica, quindi oggettiva, di un determinato fenomeno, ci sono comunque due punti di vista altrettanto separati, altrettanto dirimenti l'uno dall'altro. Uno è quello della fisica quantistica, in cui in qualche modo l'osservatore partecipa alla costruzione della realtà. E quindi questo è un qualcosa che per la scienza precedente è un'innovazione non accettabile facilmente. D'altra parte però c'è come Francis Crick, che è lo scopritore del DNA, in realtà lui ha creato ha scoperto la doppia elica del DNA, si sapeva che c'era il DNA, però vabbè, lui diceva tutto è materia, anche i pensieri, noi che li lasciamo perdere tutto questo discorso, la coscienza, cioè, è tutta materia, sono atomi, molecole che si muovono, che interagiscono, quindi questo è il punto di vista lì. Cioè, chiaro che siamo agli antipodi, all'interno della stessa situazione di scienza, quindi in qualche modo che privilegia l'oggettività, la ripetitività. Ma allora effettivamente insomma, ci si crea un pochino un paradosso, no? Perché o il pensiero è qualcosa di fisico, e allora bisogna che comunque lo studiamo con la fisica, con la chimica, e dobbiamo capire come si forma questo pensiero. Oppure no, non lo è, quindi rimaniamo nel cartesiano, ma come abbiamo una violazione fortissima, tremenda delle leggi fisiche, come fa un qualcosa che non è fisico a provocare l'attivazione della materia fisico-organica di cui sono costituiti i neuroni? È una violazione. Anche considerandolo, ammesso che sia un qualche cosa che sia etereo, no? Esterno. Quindi sicuramente questo tipo di problema, chi studia le neuroscienze e dice riunire le discipline, se lo trova davanti. Allora, qui ho preso un pochino questo, l'ho un po' modificato, però insomma, se qualcuno di voi conosce Roger Penrose, che è un matematico famoso, Alessia, Alessia, la prossima volta ti porto da questa parte. Ecco, Roger Penrose, diciamo, ha creato questo
questo tripartito, questo mondo tripartito. In realtà poi lui che cosa ha fatto, questo grande matematico, ancora vivente, cioè una novantina d'anni, però ancora scrive, ha scritto dei libri eccezionali, La mente nuova dell'imperatore, Le ombre della mente, sono dei libri immensi. Lui ha ripreso in realtà la divisione platonica, no? Cioè il mondo reale, il mondo concreto, aristotelico, e poi diciamo un po' aristotelico, e il mondo delle idee. Però ha introdotto, ha fatto un'introduzione fondamentale, in qualche modo, che io condivido in pieno. Cioè c'è, in realtà, c'è un mondo fisico, ma c'è un mondo soggettivo, c'è un mondo esteriore. Cioè all'interno della nostra mente vive un mondo enorme, di cui per adesso se ne occupa la psicologia, la psicanalisi, sempre da un punto di vista, come abbiamo visto, prettamente clinico, quindi sulla patologia. Però comunque se ne occupano queste discipline. Dall'altra parte poi c'è il mondo delle idee astratte, e questo mondo delle idee astratte, che in qualche modo appunto gli studiosi, gli scienziati se ne occupano anche attraverso la matematica, la teoria dei sistemi complessi, eccetera, anche in questo senso qui, e la filosofia soprattutto, è importante, questo lo aggiungo io, perché la struttura della società in qualche modo risente di questo mondo, non degli altri mondi. Perché risente di questo mondo? Il mondo fisico, no? Certo, noi creiamo una città, creiamo il nostro modo di stare, diciamo, nella materia, utilizziamo la materia con le leggi del mondo fisico, però sul piano relazionale, con questo, non c'entra niente. Quindi in realtà tutto ciò che riguarda la relazione è un qualcosa che sta qui, di cui guarda caso per adesso se ne occupa solo la patologia. Cioè un assurdo. È inconcepibile che noi viviamo di relazioni che fanno parte di un mondo che sta al nostro interno, di cui se ne occupa la patologia, la clinica. Cioè sul piano, diciamo, metodologico, se volete, paradigmatico, è un assurdo. E quindi è questo il problema delle neuroscienze. E questo, almeno dal mio punto di vista, ma non soltanto mio, ovviamente, che noi dobbiamo cercare di affrontare. No? E ovviamente il problema, come stiamo guardando, effettivamente è profondo, quindi grande. Però c'è qualcuno, insomma, che ci dà una mano, no? Questo signore, questo Smith, è un neurofisiologo, quindi in qualche modo è un clinico, no? Non si occupa della medicina, e effettivamente nel 50 anni fa, non l'altro ieri, insomma 50 anni fa, però dice, per comprendere la complessità del sistema cervello-mente devono essere rimosse tutte le barriere tra le diverse discipline unendo le risorse. Quindi se non altro ha fatto anche un programma, un piano, se non altro si è accorto, effettivamente ci si comincia a accorgere 50 anni fa che questo fatto di essere completamente separati anche nell'ambito scientifico è un problema grave. La letteratura fino, diciamo, a 15 anni fa, cioè, forse 20 anni fa, in realtà però comunque non contempla, cioè si occupa sostanzialmente, dice, vabbè, però il problema è quello di unire le discipline scientifiche, la psicologia e la psicanalisi comunque vengono un pochino messe da parte, non sono considerate scienza dagli scienziati. Quindi anche dal punto di vista di chi in qualche modo si è accorto di questa suddivisione, pensa a una riunione sempre in ambito scientifico, eh? Quindi il problema poi ce lo ritroviamo di là, come abbiamo visto nella tripartizione, perché se non affrontiamo quello, non siamo da capo a 12. Vabbè, qui ci ho fatto un po' mio, una carrellata delle cose che dobbiamo mettere insieme, che insomma, non è uno scherzo, insomma, no? A livello atomico molecolare, ovviamente, ci sono le leggi della fisica quantistica, cioè c'è bene, o
poi magari anche la fisica classica, man mano che consideriamo l'organo, l'organismo, insomma, però la biologia molecolare, questa biologia molecolare ha avuto uno sviluppo immenso negli ultimi 50 anni, ma che cosa studia? Osserva tutti i cicli in maniera puntuale, perfetta, rigorosa, scientifica, riproducibile, però perché avviene quello? Non lo dice, d'altra parte. La biochimica, la biologia non ne parliamo, anche lì è la scienza dell'osservazione, la chiamo io, la biofisica, ovviamente, che a livello sistemico, e quando cominciamo a unire le macromolecole, quindi cominciamo un pochino ad andare su sistemi anche cellulari, dobbiamo occuparci di teoria dei sistemi, di come qualche cosa, di così darvi un pochino l'idea, ma l'insieme è più della somma delle parti, e quindi questo concetto è dentro la teoria dei sistemi. Medicina diagnostica, teoria dei sistemi complessi, psicologia del comportamento, ecco, questo diciamo comincia un pochino a entrare, no, questo discorso, però questa cosa io in realtà l'ho messa in corsivo, no? C'è un motivo per cui l'ho messa in corsivo, è quello che vi dicevo prima, cioè in pratica se voi consultate anche degli articoli di neuroscienze in qualche modo, no? Sia divulgativi anche scientifici, tutto sommato che cosa traspare per uno che legge che non sta dentro? Che lo studiamo con le immagini del cervello, lo studiamo con queste tecniche qua, con la risonanza magnetica funzionale, con la PET sostanzialmente, vediamo i medici, arriviamo a, se non ho ovviamente gli ultimi articoli, però siamo a livello di 5 mm la risoluzione di una PET, sulla risonanza magnetica funzionale siamo ai 7 mm, con lo SPECT anche, quindi cioè, dentro quanto ci stanno, qualche decina di migliaia di neuroni, insomma, no? quindi, però, diciamo, intanto noi andiamo, queste neuroscienze, non è neuroimaging, cioè, tutte le altre cose che comunque abbiamo capito che c'è qualcuno che dice no, guarda, le dobbiamo mettere insieme, ma il lavoro non c'è della messa a fattor comune. Ovviamente di tutto questo, la parte diciamo che interessa anche noi, dal punto di vista, permettetemi il termine rivoluzionario, perché stiamo facendo veramente qualcosa di rivoluzionario, è la parte soggettiva. E quindi entrare con la psicologia, io dico il comportamento perché è quella che in qualche modo ha avuto lo sviluppo maggiore negli ultimi anni, però in generale, diciamo, tutto ciò che riguarda la parte della interiorità del nostro mondo interiore. Allora, siamo d'accordo intanto che cominciamo, diciamo, da un punto di vista anche di approccio pratico, che dobbiamo studiare il sistema nervoso, in particolare il cervello, questo non ci. Il cervello non è la mente non è un computer. Queste affermazioni possono essere criticate anche da parte di qualcuno, però sicuramente nell'ambito della, siamo, diciamo, di riunire tutte queste discipline, sì, potremmo trovare qualche avversario, però sostanzialmente ci siamo. In qualche modo sappiamo che se io studio semplicemente cosa avviene dentro, per muovere un braccio si muovono i neuroni che stanno in una parte particolare, non ho detto niente. Come si forma il pensiero? Non si sa. Si sa che ci sono assemblee di neuroni, e c'è qualcuno che dice che si muovono, no, armonicamente, qualche studioso. Una bella frase che mi è piaciuta, no? Questo, però oltre questo non si va, però ecco, la scienza, anche fatemi dire ufficiale, accademica, è in gran parte, in massima parte, ormai d'accordo che la mente non è un computer. C'è ancora qualche sistema residuale, su
diciamo, quelli che curano l'intelligenza artificiale forte, no? Ci sono anche lì, anche lì sull'intelligenza artificiale sono riusciti a dividersi. C'è l'intelligenza artificiale forte e c'è quella debole, ma quindi sono visioni, no, che in qualche modo diverse tra di loro. Però insomma, ecco, su questo possiamo sicuramente costituire una nostra base, una base di lavoro, no? Per andare avanti. Luciano, scusami tante volte. Ci può essere la mente senza cervello? Questa è una domanda, diciamo, molto che sottende una questione anche filosofica, perché quando noi pensiamo, per esempio, al sistema nervoso di un animale, generalmente non parliamo della mente, però secondo me è una riduzione, diciamo, posso benissimo dire che un animale ha anche una mente, per cui comunque là dove c'è il cervello c'è la mente. Dove non c'è, cioè su un sistema unicellulare, è un pochino, però è una questione di linguaggio. Non è una questione effettiva importante, è una questione di linguaggio. Nel nostro linguaggio la mente la associamo al cervello, ma sappiamo che non è il cervello. Quindi modificando, se può, il linguaggio, modificando anche l'approccio, possiamo anche parlare di una mente, di un organismo, un cellulare. Perché no? Però dobbiamo cambiare il nostro linguaggio. Cioè, qui effettivamente abbiamo Giussi che ci spiegherà proprio e tenere nel merito, perché nel merito, perché la questione in cui si è andato più avanti in questo discorso delle neuroscienze è la musicoterapia, di cui poi ci parlerà Giussi nella seconda parte dell'intervento. Quindi lì effettivamente andiamo ad approfondire, no? Questa vasta prateria che vediamo, no? Con delle cose che stanno una da una parte e una dall'altra, però in effetti lì qualche cosa si è mosso e si è mosso bene, si è mosso nella direzione che vogliamo noi, quindi di cominciare a comprendere la differenza tra la matematica delle note musicali e quello che io provo quando sento un qualcosa della musica, che cosa avviene dentro di me, e quindi sulla parte soggettiva. E questo al di là poi della patologia della clinica, che è l'altro aspetto che dicevamo, no? Che è fortemente riduttivo. Ho fatto queste due citazioni, ma comunque qui diciamo gli autori ce ne sono tanti, no? A me piacciono questi, quindi io faccio queste citazioni perché secondo me sono abbastanza emblematiche, però ovviamente non esauriamo assolutamente il discorso, anche il problema, l'approccio al problema. Uno è John Searle, questo filosofo americano, come può il cervello permetterci di passare dall'elettrochimica alla sensazione? Questa è una sua domanda. Un filosofo se ne occupa la filosofia, è un filosofo della scienza. Però è un approccio filosofico, che però riguarda, guarda caso, il discorso della scienza, cioè ragazzi. Cioè dall'altra parte, dall'altro fronte, mi parlate di elettrochimica, di tutto quello che succede, ma siete fermi là, non avete risolto il problema. Oliver Sacks è, non so se qualcuno lo conosce, i film, tra l'altro ci sono dei film risvegli, molto belli, risvegli, bellissimo, mi capita di vederlo magari per poi. Il libro, no, L'uomo che scambiò la moglie per il cappello. Dunque, questo signore è ovviamente uno scienziato, quindi un neurofisiologo. Appunto, lui quindi studiava la clinica, studiava la patologia, no? Non è che studiava così solo la fenomenologia, chiamavola normale, no? Tra virgolette. Una creatura viva, un essere umano in particolare, è per sua natura un soggetto d'azione, non un oggetto. E precisamente questo soggetto, questo io vivente, che non viene considerato. E lo dice uno scienziato. Ma se io non considero io vivente, che sto a fare? Ecco perché c'ho da una parte la scienza e da una parte la società che non si toccano.
anche se dice no, la scienza non ha modificato le relazioni, assolutamente. Ha modificato l'aspetto esterno, esteriore, cioè facciamolo, sappiamo fare un palazzo artistico. Quindi il discorso, ormai diciamo siamo abbastanza addentro alla questione, ciò che volevo proporvi, è un po' cercare di formare, allora tra questa parte e questa parte c'è uno iato, c'è una distinzione, c'è una separazione enorme, noi dobbiamo cercare di colmare questa separazione. Questo è il compito di chi fa neuroscienze, dal mio, ma non soltanto io, dal nostro punto di vista, e ovviamente credo che sia l'aspetto più importante. Cioè, noi, la scienza esclude il mondo soggettivo e quindi esclude la parte più importante. Perché? Perché la scienza implica obbligatoriamente l'oggettività e la ripetibilità delle cose. D'altra parte, se io prendo l'aeroplano a Melbourne, so che mi portano, ma allora lo prendo a Parigi e le leggi sono le stesse. Cioè, è chiaro che un tipo di aspetto, chiamiamolo così, pratico, è scientifico, ma non c'è niente qua in questa cosa di scientifico. Che c'è di scientifico? Niente. È chiaro che la società, diciamo, nelle sue relazioni cerca un pochino di mediare, no? Far vedere. Però come fa? Cioè, la società fa delle rappresentazioni, cioè la società in cui viviamo è una rappresentazione della realtà, non è la realtà. È un qualche cosa che viene dalle nostre idee, diciamo, no, quindi va bene un tipo di relazione in questo, no, la politica, tutto ciò che concerne l'economia, allora a livello astratto io poi cerco di rendere questa mia idea astratto come struttura sociale, ma non ha niente di scientifico. Certo, ha qualcosa di soggettivo, ma così, nel senso che uno se ne immagina un modo, uno se ne immagina l'altro, non sappiamo, è meglio quello, è meglio quell'altro, però tutto sommato questa importanza che tutto sommato vogliamo dare o si cerca di dare alla scienza, che invece è soltanto tecnica ormai, quando entra qui dentro, è soltanto tecnica. È chiaro che questo discorso, perché ho messo questi due tasselli, no? Perché tutto il lavoro va fatto a livello individuale, perché sennò io qui non cambio niente. Devo riconoscere intanto questo problema qua e cercare attraverso queste elaborazioni di trasformare prima me stesso, poi le relazioni e quindi la società, anche con l'aiuto della scienza, perché no? Ma oggi non c'è. C'è questa separazione enorme, immensa. È proprio, volevo mettere una riga qui proprio, per darvi proprio questo messaggio. Ancora qui, anche questo è un filosofo australiano, Chalmers, lo rappresenta bene, lui parla del doppio problema. È quello che abbiamo detto fino adesso, lo vede da un altro punto di vista, però secondo me è abbastanza efficace. Dice, va bene, noi abbiamo due problemi quando studiamo la mente. Uno è questo, la visione scientifica e riduzionista. E quindi prendo lì, faccio lo petto, vado a vedere che cosa succede, se alzo il braccio, se ti faccio vedere un'immagine, si attivano quei neuroni, no? Si attivano quell'altro, dove in quel punto lì vedi attenzione, perché uno che si fa male lì poi non sa più alzare il braccio oppure non riconosce più una cosa. No? Quindi l'analisi dei processi fisiologici riconducibili alle leggi chimico-fisiche permettono la percezione di una sensazione, cioè siamo praticamente a livello delle sensazioni. Tutto ciò che noi percepiamo attraverso i nostri sensi è in qualche modo oggetto della scienza, delle discipline, anche delle neuroscienze, del neuroimaging, e di lì il lavoro che si sta facendo è sicuramente valido, profondo, enorme, ma non basta, perché è un problema. L'altro problema, doppio problema, che è questo, è la visione filosofica, no? Che poi ci riporta al discorso di coscienza, cioè comprendere come io dalla sensazione, perché ho questi sensi,
no, tocco qui il tavolo, mi dicono qualcosa, liscio, eccetera, eccetera, oppure con l'immagine, con la visione, ma poi percepisco qualcosa. E già là interviene la soggettività, perché a seconda della mia storia, delle mie relazioni, quello che percepisco a livello di una sensazione è già diverso. Cambia da persona a persona. E quindi già a livello della percezione la scienza non mi dice nulla, o quasi nulla. Sì, mi dice che se ho un problema ad un certo punto, quella percezione risulterà alterata perché non ce l'ho corretta rispetto alla norma. Basta. Però non mi dice assolutamente niente. Quindi, in realtà, appunto, Chalmers dice, vabbè, andate avanti pure ragazzi su questo. Siete bravissimi. E qua non si risolve. Cioè, almeno lui dice, no, ma io sono un filosofo della scienza, quindi non mi posso occupare dell'altra parte, comunque innesco il problema. Anche qui ho fatto questa citazione di Kierkegaard, sarebbe convinto che c'è qualche film, qualcuno che ha studiato filosofia tra voi, però perché mi piace questa cosa? Perché Kierkegaard è in qualche modo, siamo nel 1700, quindi siamo in pieno paradigma cartesiano proprio, con tutte le scale. Per di più lui è un esistenzialista, quindi lui della filosofia della scienza, non gli passava neanche per l'anticamera del cervello, però si poneva le domande giuste, se le poneva. Cioè la filosofia in qualche modo riusciva a porsi, come nascono l'estetica, l'etica, il comico, perché il rito? Che cos'è che ci fa ridere? Che cosa succede? Cioè sì, si innescano quei muscoli, si muove in quel modo, ma che cosa succede dentro di me? Il religioso, l'istinto religioso, il sentimento religioso, da dove nasce? Quindi le domande erano e sono giuste. Siamo nel 1750, nella prima parte del 1700. Quindi anche allora, no, senza aver fatto tutti questi processi, le domande diciamo, erano quelle giuste. Allora, ripetiamo ancora, tanto praticamente il messaggio diciamo, che volevo darvi è questo, adesso lo ripetiamo, però non c'è altro anche nelle slide che seguono, magari lo vediamo da qualche altro punto di vista. Quindi diciamo che a livello di sensazione abbiamo sicuramente degli studi molto accurati, con cui anche la tecnica ci aiuta moltissimo per capire come funzionano i nostri sensi. Già nel punto della percezione abbiamo una separazione, perché non si sa che cosa avviene. Quando poi la percezione diventa informazione, cioè io che cosa ci faccio con questa percezione? Quale azione metto in moto? Perché io reagisco in una maniera aggressiva, mentre la stessa percezione un altro reagisce in una maniera invece più docile? Che cos'è che avviene a questo punto? Quindi quando diventa informazione non sappiamo che cosa avviene, quindi il problema, appunto come diceva Chalmers, è lì. Questo, no? Quindi, l'abbiamo ormai ribadito, la conoscenza del pensiero del proprio mondo interiore come patrimonio della scienza e non della clinica, non soltanto della clinica, non curo soltanto, curo anche me stesso, curo anche la norma, certo, mi occupo anche della situazione clinica, ma non è soltanto quello, è proprio un discorso di comprensione della realtà. È chiaro che questo discorso, perché ho aggiunto questa frase un pochino, no, che sa di morale, è perché andare a scoprire che cosa accade a livello di percezione e quindi poi di interazione, di trasformazione di questa percezione in qualcosa di pratico, è un qualcosa che è molto da vedere con le mole, no? Perché la psicanalisi si fa in due, sì, si fa anche in gruppo, però insomma si fa in un gruppo ristretto, perché in effetti è un discorso molto delicato, molto importante, ci vuole una deontologia fondamentale, ci vuole un senso etico comune da rivedere, da riguardare, non possiamo far finta di niente su questa cosa, perché andiamo a investigare noi stessi ma anche gli altri sul proprio intimo, quindi sicuramente la parte, chiamiamola così, etica, cioè la cornice etica diventa fondamentale. Questo è il discorso che facevo sulla scuola, non vi accennavo prima, se non partiamo dalla formazione,
tutto questo discorso diventa effettivamente soltanto aleatorio. Conoscere non è soltanto sapere, non è soltanto conoscersi, non è saper fare, no? La scuola insegna a fare, insegna la tecnica, tu fai quello, tu fai quell'altro, fai la professione, ma chi sei? Non si studia più chi sei a scuola, forse. Sicuramente negli ultimi 20-30 anni questa situazione è andata peggiorando, anche prima, cioè, non è che eravamo il massimo di questo aspetto, però insomma c'è qualcosa che si è andato, si sta perdendo. La formazione della nostra scuola è un specialistico fondamentalmente competitivo, cioè qui non posso mettermi, non sto facendo una gara, non sto qui quando sto a scuola, non ci sto là, non so. Lo sport va bene, lo sport. Metto in campo in una particolare disciplina o qualcosa, no? Poi, sempre con le regole poi dello sport, no? Non perché devo sovrastare gli altri. No? La regola, lo sport, qualunque sport, ha le regole. La prima cosa che si insegna allo sport è la regola. Quindi il discorso è passare a una questione, diciamo, anche più collaborativa, cooperativa, e poi un lavoro in team indispensabile, come abbiamo visto, se vogliamo procedere in questa visione. Qui ho fatto un pochino una sintesi, ma insomma, su quello che è un po' il problema che stiamo affrontando, che abbiamo affrontato. Al centro c'è la coscienza, ovviamente, no? Cioè io devo prendere coscienza insieme agli altri, quindi io so come, insieme agli altri, di quali sono tutti gli aspetti delle libertà di vita insieme in questa nuova strada. Dove qui c'ho le scienze esatte, in qualche modo, no? con queste teorie, poi c'è il ciò delle altre. Qui c'ho una parte importante, perché è la parte, se vogliamo, interiore, qualità come prudenza, saggezza, bellezza, l'intuizione, capire anche il discorso della sincronicità, se vogliamo, no? Che cosa avviene quando ci si mette in sincronismo con qualcosa, quindi l'empatia, i neuroni specchio, non so se qualcuno di voi conosce un pochino l'aspetto dei neuroni specchio, ma adesso non è il caso di parlarne, però in qualche modo sembra che siano legati al discorso empatico, quindi la possibilità di osservare un altro che sta facendo qualcosa, mette in moto i miei stessi neuroni, dovrebbe avere a che fare con questo aspetto fondamentale della parte relazionale. E tutto questo investe anche questo aspetto qua, cioè il discorso della società. Non è che stiamo facendo qualcosa perché io sono un po' meglio, sono il benessere, sì, il benessere individuale, però in realtà tutto questo aspetto rivisto, rimesso insieme, mette in moto proprio le questioni fondamentali dello stare insieme. Quindi le regole, i diritti, diciamo, i doveri, anche perché no. E dunque questo qui in realtà diciamo, potrebbe stare, no? Qui sotto, perché mi ero dimenticato proprio Freud, insomma, il padre Freud, insomma, di cui ho tanta stima, eccetera, quindi tutta la parte subcosciente, no? Del mondo onirico, quindi questo mondo di sogni che ancora oggi qualche scienziato della serie di quello di prima di cui parlavo, Crick, insomma, quella parte là, no? Dice no, vabbè, ma in fondo sono la spazzatura della mente, eh? Questa frase, questa, no, veramente angosciante. Concludo con queste due slide. Dice vabbè, ma siamo dentro una scuola di naturopatia, che c'entrano le neuroscienze? E c'entrano molto, perché il nostro è un approccio multifattoriale. Noi, se c'è qualcosa che a noi non piace, è questa suddivisione. Quindi quando si tratta di mettere insieme le varie competenze, i vari studi, le varie professionalità, il lavoro in team, il lavoro in gruppo, l'aspetto, l'attenzione alla persona, l'attenzione al soggettivo, su questo penso che la naturopatia ci apre veramente delle porte immense. Non staremo qui se non parlando. E quindi il nostro orientamento è al benessere complessivo della persona, non soltanto della sua parte, così, più materiale e fisica, ma anche della parte interiore, che poi, come abbiamo visto, non sono separate. Concludo con questo.
questo perché è un omaggio che io faccio a questo mio padre, diciamo, dal punto di vista proprio della scienza, quindi è veramente, insomma, per me il giudice qualcuno che mi ha insegnato molto. E praticamente lui dice, in realtà, vabbè, abbiamo fatto, lui è un fisico che è mancato alcuni anni fa, lui dice, abbiamo suddiviso il mondo, abbiamo fatto a pezzetti, abbiamo scoperto, siamo arrivati a vedere dentro la cellula, hai trovato la molecola, e quindi come se a qualcuno gli è dato un giocattolo, al bambino poi dal giocattolo, la prima cosa che fa è romperlo, lo spaccia tutto, con grande gioia di quelli che mi hanno regalato. Cioè. Però adesso lo scienziato deve, che cosa deve fare? Deve rimettere insieme tutti questi pezzi, cercando appunto di costruire con le stesse parti, perché è tutto materiale anche di conoscitivo importante, non è che lo buttiamo via, però cercare di fare un altro sistema, un altro oggetto, magari che sia migliore di quello che abbiamo spesso. Ho finito.